La Juventus vince a Empoli, fa il minimo indispensabile, altri 3 punti in saccoccia che sommati a quelli contro l'Udinese e al punto col Bologna fanno 7. Quindi rimane più o meno, insomma, al rimorchio della testa della classifica. Una prestazione non particolarmente brillante, che ha visto la squadra di Allegri vincere senza rischiare praticamente nulla più per demeriti dell'Empoli, però, che per effettivi meriti propri. Poi, quando schieri contemporaneamente in campo Ciccio McKennie, Locatelli e Miretti, insomma, se non sei in malafede, poco ci manca. Comunque, andiamo con i voti velocemente. Proprio a Ciccio McKennie diamo un 5,5. Non ha fatto poi malaccio, in un ruolo tra l'altro non suo, quindi tutto sommato diciamo che non ha fatto danni. Poi è un giocatore inutile per qualunque altro aspetto si voglia considerare. 7 a Danilo che ha sbloccato il risultato, 7 a Chiesa che ha chiuso la partita con un bello spunto in velocità dimostrando caparbietà e voglia perché il portiere lo aveva steso eppure lui si è rialzato ed è andato a depositare la palla in porta. Poi 6 e mezzo a Milik che ha servito l'assist a Chiesa. Ha colpito una traversa nei pochi minuti in cui è stato in campo, quindi molto bene, 6 e mezzo per lui, 4 e mezzo a Vlahovic perché Dio mio, cioè, se non segni neanche su calcio di rigore, veramente, cambia lavoro, perché già un pallone non lo stoppi, se non segni neanche su calcio di rigore, cambia mestiere, perché forse non è il tuo. E poi 5, vabbè, al solito inutile Locatelli, non fa altro che rallentare il gioco, mai un passaggio in avanti, sempre in orizzontale o addirittura indietro. E 5 e mezzo a Rabiot, insomma, non benissimo, 5 a Kostic che non ha creato praticamente nulla. E insomma, poi tutti gli altri tra 5, 5 e mezzo, 6, insomma. Non particolarmente brillanti tutti.